scelta è invitiamo persone che abbiano pubblicato libri che hanno avuto lì. Perché Marco per telefono mi ha chiesto, dice, senti, io mi sono anche un po' stufato di parlare di questo libro che ho presentato in lungo e largo per tutto il mondo e mi piacerebbe parlare anche di qualcosa d'altro, di qualcosa che sto facendo e ho detto, ben venga. Allora cosa ho escogitato? Vi ho messo lì la recensione che avevo scritto sul libro Come donna innamorata, perché dà delle indicazioni sulla tramatura, sulla qualità e sulle cose che a me sono parse più interessanti del libro, quella lì l'avevi già letta. Ma direi che possiamo addirittura partire da qualcosa d'altro. E poi magari arriviamo a Come donna innamorata. Insomma, il percorso di oggi, avendo la fortuna di avere una persona brillante, oh, un po' l'onore, ciao Edoardo. Brillante, duttile, come Sant'Agata, beh, ci possiamo permettere di fare tutti i viaggi, tutti i percorsi che vogliamo, con la velocità che vogliamo. Va bene, Marco? Dipende che cos'è il qualcos'altro. Comincia tu. Allora, no, quello ho detto, arriviamo fra un po' a Come donna innamorata. Adesso partiamo da quello che Marco mi ha Sant'Agata. Non uso il termine professor Sant'Agata, non mi piace. Volete sapere che per me dire professore è una diminuzio. Lui è Marco Sant'Agata. Io sono Giuliana Nuvoli. Professore mi sembra una roba, è vero, lui è. Allora, Marco, a che cosa stai lavorando adesso? Qual è l'oggetto? Buongiorno a tutti. A cosa sto lavorando? Sto lavorando ad alcune cose in contemporanea, come sempre, nel senso. 36 tavoli insieme. Non 36, Tre, un un paio. paio, Un paio di tavoli. Uno è un tavolo dantesco. Io certo. avevo cominciato, avevo pubblicato. Tre anni fa, 2 anni fa, non mi ricordo, una lettura, una guida all'inferno. Questa guida all'inferno ha il titolo Guida all'inferno, non so se sia classificabile proprio come guida. Che cos'è? È una specie di racconto dell'inferno, un racconto in prosa che segue molto da vicino, ma non parafrasandolo, il testo di Dante ed è intervallato da alcune poche essenziali informazioni sui personaggi, su alcuni passi particolarmente astrusi, insomma, che possano orientare il lettore, altrimenti se uno si limita a fare il racconto, restano le stesse oscurità che ci sono nel testo originario. Il destinatario qual è? Il destinatario non lo so bene qual è. Ma come sempre nella vita il tutto nasce da cose un po' casuali. Ricordate che è uscito l'Inferno, il romanzo L'Inferno Dan Brown. di Dan Brown, attesissimo romanzo di Dan Brown dopo il successo degli due precedenti. Usiamo l'espressione di Fantozzi per la corazzata Potionkin. Sì, allora, che questo Ma romanzo che di data attesissimo pazzesca. di Don Brown era pubblicato da Mondadori. Mondadori allora mi chiede di accompagnare l'uscita del romanzo di Don Brown con un testo sull'inferno che doveva uscire il giorno stesso in cui è uscito. Infatti, questa mia guida all'inferno è uscita da Mondadori con una copertina rossa simile a quella di Dan Brown e con una fascetta che diceva, grosso modo, un testo indispensabile per capire
non Dante, il romanzo di Dan Brown. questa è stata l'esegesi di Dan Brown, grottesco. Vabbè, dai. E la cosa mi è stata rimproverata non poche volte, questa storia della fascetta sul libro. Quindi nasce così, nel senso che nasce come instant book, nel giro di meno di 2 mesi bisognava, perché doveva uscire proprio il giorno dell'uscita di Dan Brown. E poi cosa gli è capitato? Però mi è piaciuto, in realtà non è che sia nata proprio nel giro di 2 mesi, io ci pensavo già da tempo. Io avevo in mente un'operazione pensata per il pubblico straniero, cioè il mio lettore ideale, quando scrivevo quella cosa, era un lettore coreano o giapponese, nel senso che perché? Io volevo offrirgli un testo che non gli desse Dante, ma gli facesse capire grosso modo di cosa parlava quella divina commedia di Dante di cui aveva sentito parlare, e che però è un testo difficile da poterci entrare dentro, soprattutto poi per un pubblico che non conosce l'italiano. Quindi era una guida più per gli stranieri, pensata più per gli stranieri e pensata magari per i traduttori. Pensata per i traduttori che avrebbero avuto più facilità in una cosa di questo tipo. Poi, insomma, mi è piaciuta la cosa nel farla. Mi è piaciuta, per cui ho pensato che andava finita. Cioè, l'idea era di fare l'inferno, ma invece no. E adesso ho finito il purgatorio e fra un po', entro l'anno, finisco il paradiso, e alla fine esce allora tutta la commedia completa in questo modo. E ha avuto, nelle scuole soprattutto, ha avuto un discreto successo. Qual è la casa editrice? La casa editrice per cui esce? Mondadori. Sempre Mondadori. Mondadori, esce lì. Quindi penso che uscirà con l'inizio dell'anno prossimo, una cosa. Bene, ragazzi, siete avvertiti e allertati. E questo Dante è un tavolo. Divulgazione. La parola da usare è divulgazione. Invecchiando io mi sono sempre più convinto che uno dei grossi problemi, fra i tanti, ma insomma uno dei problemi più rilevanti dei nostri studi, è la nostra collettiva scarsa capacità di divulgare. Siamo sempre più chiusi all'interno della gergalità universitaria. Io combatto ormai da alcuni anni una mia personale battaglia contro la retorica. In che senso? Non contro un discorso retorico, ma contro la mania di infarcire di termini tecnici i nostri studi, termini tecnici che solo apparentemente sono denotativi, perché in realtà se poi gli si chiede di spiegare in italiano corrente il significato del termine tecnico, il più delle volte l'autore non è in grado di farlo. E quindi io sostengo che dove si può usare, come dire, si può dire quel concetto senza ricorrere al termine tecnico, ma usando invece normale discorso di comunicazione, sì, è bene farlo. Alcuni anni fa ho pubblicato un libro sul canzoniere, un libro volutamente divulgativo, poi dirò qualcosa su cosa intendo per divulgazione, sul canzoniere di Petrarca. Il canzoniere di Petrarca ha il problema che è scritto in versi. E io ho fatto un libro
che era una lettura del canzoniere che è come romanzo scritto in un romanzo strano che è messo insieme con poesie autonome, ma che però delineano un percorso. E con me stesso avevo fatto una scommessa, che scrivendo un intero libro sul canzoniere di Petrarca non avrei mai usato le parole endecasillabo e settenario. E ce l'ho fatta, nel senso che sono 300 pagine sulla poesia di Petrarca dove non ci sono mai le parole endecasillabo e settenario, e anche i termini che denotano figure retoriche sono proprio ridotti al minimo minimo, lo stretto indispensabile. Cioè si può fare, si può uscire dai falsi tecnicismi, dai tecnicismi che in realtà sono una scorciatoia, non sono un modo per rendere più preciso e più chiaro, non è sempre così, intendiamoci, ma molto spesso possono essere solo una scorciatoia nella scrittura che non aiutano. Questa mia convinzione nasce anche da un fatto, la mia esperienza, intendiamo. Io sono più di 10 anni che non insegno più a lettere, volutamente. Mi sono inventato con alcuni amici un corso di laurea che si chiama Informatica Umanistica, e è un corso di laurea che ha come caratteristica che ci sono 50% di crediti umanistici, latino compreso, obbligatorio, filologia romanza compresa, obbligatoria, quindi non 50% di crediti così, e il 50% di crediti informatici, con serie esami anche, come dire, tutti gli esami che a scienze si richiedono nel corso di laurea informatico. Cioè un corso di laurea che mette insieme due competenze per creare, per formare persone che siano in grado di muovere, di lavorare sul web avendo alle spalle una formazione mirata, cosa che in Italia non succede ancora, nel senso che quelli che lavorano sul web, se non sono degli informatici, ma loro hanno una competenza tecnica, ma per esempio coloro che si curano, che curano i siti web o tutto il discorso pubblicitario, tutta l'informazione, non hanno una formazione specifica, sono persone che si formano nel corso del lavoro, ma non hanno alle spalle. E funziona questo corso di laurea. Già con la triennale trovano lavoro tutti quelli che escono da questo corso di laurea. Perché l'ho citato? Perché gli studenti che si iscrivono a questo corso di laurea non vengono dai licei, nessuno dai classici, pochissimi dallo scientifico, ma la stragrande maggioranza sono studenti che vengono dagli istituti tecnici o dai professionali, quindi sono studenti che non hanno alle spalle nessuna formazione di tipo linguistico letterario. Hanno sentito nominare Dante, per esempio, ma non l'hanno mai letto. Molti però non hanno mai sentito nominare Petrarca, non solo non l'hanno letto, in genere hanno letto qualche autore del Novecento. Dunque, di fronte a un pubblico di questo tipo è necessario cambiare il proprio linguaggio, cambiare il modo di esprimersi. E ho visto che però la cosa a me dà molta soddisfazione, sì, che la cosa funziona. E questo mi ha stimolato mi ha confermato la necessità
di, se non vogliamo, come dire, restare chiusi nello zoo universitario, di cambiare il nostro modo di porci nei confronti di un pubblico, anche perché noi un pubblico non l'abbiamo più. Quando dico noi, mi riferisco nel caso specifico a coloro che si occupano, che fanno, diciamo, i critici storici della letteratura. Ma guardate che il fenomeno si sta allargando anche ad altri settori. Noi in modo particolare, ma anche altre discipline che fino a non molti anni fa si ritenevano sicure, solide, eccetera, per esempio la storia, anche loro stanno perdendo drammaticamente il pubblico, non ai nostri livelli. Per capire che cosa intendo, non abbiamo più un pubblico, si fa presto: andate in galleria da Rizzoli, andate in qualunque Feltrinelli, guardate il settore, se c'è critica letteraria, in genere non c'è, è messo sotto linguistica. Questo è il settore, peraltro linguistica è rimasto un pallido ricordo di quello che era la linguistica, anche lì, e vedrete che i nostri libri non esistono. Cioè, non è che è un modo di dire che abbiamo perso il pubblico, è una realtà che tocchiamo tutti i giorni. Gli editori nazionali non pubblicano libri di questo tipo, o ne pubblicano pochissimi. Molto spesso, quasi sempre, sono i nostri lavori, escono presso editori locali, molto spesso a pagamento. Insomma, già all'inizio non sono pubblicati con l'idea che possono incontrare un pubblico, sono per una fruizione puramente interna alla corporazione. E i colleghi e gli studenti che sono costretti, perché magari sono nei programmi d'esame, ma non si esce da questo. Ed è un modo, come dire, una situazione che rende, è un peso che si scarica su questi studi, che li rende sempre più asfittici, più chiusi. Il tentativo è di rompere la gabbia che si stringe e vedere se si possono trovare strade nuove. Era il 1991, quindi voi non eravate di fatto ancora nati, quando, credo fosse il 91, è nata l'ADI, l'Associazione degli Italianisti. No, era il 96. Sei, ho sbagliato 96. Anni. Vabbè, non eravate nati forse nemmeno tutti voi. Quando, mi ricordo, nel gelo generale, arrivai davanti al microfono e dissi: guardate che se la letteratura italiana non cambia vestitino, non va da nessuna parte. E mi riferivo in particolare alla necessità che diventasse letteratura interdisciplinare. Io mi ricordo, avevo davanti a me, ricordo perfettamente, Vittorio Spinazzola, che mi guardò con l'occhio sbarrato dicendo: ma di cosa stai parlando? In un mondo in cui colleghi del mio dipartimento dicevano: ma Nuvoli, ma come si fa a fare italiano e musica, italiano e greco, ma non si può invadere i terreni altrui. Lo conosci bene, vero Marco, questo discorso? Quello che sta dicendo Sant'Agata adesso è qualcosa che ci conforta profondamente, perché se un uomo come lui dice: cari signori, la strada è senza sbocco, è necessario che il critico sappia scrivere, lui parlava di divulgazione, ma vuol dire avere una scrittura brillante, in cui la perspicuitas, la capacità di comprensione del testo sia rapida, immediata, capace anche di emozionare, perché noi, lui il talento ce l'ha, siamo anche dei narratori. E quando parlava di tecnicismi, la cosa mi ha confortato, perché li ho sempre banditi e poco li ritrovate, anzi quasi per niente, anche nei suoi lavori, soprattutto in quelli degli ultimi decenni. Perché vedete, non so se insieme l'abbiamo detto, a lezione di certo lo dico, quando trovate un testo di critica letteraria che comprendete poco, potete prenderlo e buttarlo via. Nel senso che
già a livello di invenzio, a livello di idee, le idee sono poco chiare in testa di chi scrive, e il rifugiarsi dietro, perché è un rifugio, è un paravento, no? Quello di usare tutta una serie di termini, ah guarda io li uso, sono bravo, no tesoro, tu sei bravo se hai idee, non dico geniali, ma insomma idee nuove, idee forti, se riesci a essere accattivante, se riesci a trasmettere. Il nostro mestiere è quello di scrivere, di trasmettere, ma prima ancora che di trasmettere è quello di coinvolgere e di emozionare. Se non vi interessiamo possiamo anche andare a casa, sei d'accordo? Forse sì, sono d'accordo in gran parte, però non in vorrei, parte, non vorrei essere confuso. Divulgare non significa diluire, no, 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 o no, semplificare, no, non stiamo parlando di questo, stiamo o parlando, semplificare, no, vuol dire, alle spalle di un vero divulgatore ci deve essere una competenza reale, altissima, certo. Se non c'è questa competenza, allora, come dire, io stavo per dire si scade nel giornalismo, non ho niente contro i giornalisti, quindi ma non scade, è il nostro mestiere, scade, certo. Non mi piace come verbo, ma diciamo così, non è il nostro mestiere, soprattutto non si fa della buona divulgazione, solo chi ha una vera competenza, sì, può fare della buona divulgazione. La competenza di per sé è assolutamente necessaria, imprescindibile, ma non è sufficiente. Io sono convinto che nessuno obbliga qualcuno, diciamo, a fare il critico letterario, no. È una scelta libera, sì. Se uno non ha orecchio non faccia questa scelta. Cioè non è un mestiere puramente di scavo, di ricerca documentaria, di ricostruzione filologica, è anche questo, ma non si esaurisce lì. È altrettanto preliminare, ci vuole una particolare sensibilità. Chi fa il musicista ce l'ha, chi fa questo mestiere lo deve pur avere, ma se uno non è sensibile alla scrittura, ciò che studia, può studiare finché vuole, ma non ci arriva, ci vuole anche qualcos'altro, che non significa, così come bisogna avere una capacità di scrittura, che non vuol dire che bisogna scrivere chissà come, ma bisogna essere in grado di, come dire, di porgere una scrittura che sia leggibile e accattivante nello stesso tempo, che è particolarmente difficile quando si parla di argomenti complessi, quando la scrittura deve essere applicata a temi complicati, perché il tema complesso quasi naturalmente porta a complicare anche la scrittura. Beh, sì. Certo. Sì. Certo. Vorrei vedere. No, no, assolutamente, quello fa parte, no. Il mestiere del critico letterario non ha uno statuto, è difficile definire in che cosa consista, dove finisce il critico letterario, dove comincia lo storico. Una cosa è, diciamo, fare il militante, cioè intervenire a caldo su un'opera appena pubblicata. E qui ci vuole un tipo di competenza diversa, ma altrimenti è veramente difficile stabilire in che cosa consista effettivamente. Diciamo che io credo che noi dobbiamo fare più mestieri. Avere contemporaneamente qui, nel senso che non possiamo non essere filologi, non possiamo non avere competenze di tipo linguistico. Se uno si orienta più verso la storia della letteratura, comunque in ogni caso anche lì è un altro
è un'altra competenza che uno deve avere. Cioè è un mestiere che assembla un tipo di interessi, che mette insieme i risultati di discipline diverse fra di loro. Di per sé è difficile da stabilire, ma si sente subito se manca, cioè abbiamo tante gambe e si vede se, e già nella scrittura si vede se una di queste o più di una di queste gambe viene a mancare. Ci devono essere un po' tutte, e in più richiede, rispetto a un lavoro puramente filologico, nel senso tecnico della parola, o puramente linguistico, che c'è un discorso che si rivolge a specialisti del settore, il nostro lavoro, che per definizione non si rivolge a specialisti del settore, se non quando affronta i problemi tecnici settoriali, richiede in più anche una capacità di comunicazione che forse a questo livello non è richiesto ad altri settori disciplinari. Anche se, intendiamoci, sarebbe bene, perché io mi lamento degli scritti, dei nostri scritti, specialmente quelli che si pubblicano in rivista, ma insomma, se per caso frequentate la bibliografia degli storici, si vede proprio a occhio nudo come nel corso degli ultimi decenni, parlo degli storici italiani, quelli che leggo, insomma, abbiano anche loro avuto un forte calo nella capacità comunicativa e nella capacità della scrittura, non solo noi. Sì, comunque sia chiaro che lo diceva Sant'Agata, ma non vorrei che venissero fraintese le parole che ho detto. Tu riesci a essere tanto più semplice e tanto più comprensibile, tanto più accattivante, quanto più sei padrone della materia, anzi dell'insieme di materie. Questo va da sé. È come salire una montagna, e più sali più l'orizzonte diventa chiaro, completo e complesso. Se resti in basso e non provi nemmeno a salire, e quindi a lavorare, leggere, studiare, elaborare e quant'altro, produrrai sempre delle cose di mediocre fattura, e quindi il possesso reale, vero, metabolizzato delle cose è assolutamente fondamentale. Posso aggiungere ancora una cosa? Quando io esorto non gli studenti, che invece si devono fare un mazzo così, ma esorto quelli che non sono più studenti a occuparsi, a avere un atteggiamento diverso nei confronti del pubblico, di chi fruisce dei nostri lavori, eccetera. Sono pur sempre consapevole che il problema è molto più grande. Non è che con un cambiamento di stile che si risolve. No. Nel senso che siamo di fronte a un passaggio epocale che ci coinvolge, ma che coinvolge tutti gli studi umanistici nel loro complesso. Studi umanistici nel loro complesso che mi sembra che si vengano sempre più marginalizzati, che stentino nel loro complesso a mantenere la funzione che pure avevano, e all'interno di questi studi umanistici c'è stato ed è in atto una vera e propria rivoluzione che cambia da paese a paese, ma questa crisi degli studi umanistici non è italiana, è mondiale, ecco. In Italia ha caratteristiche forse un po' diverse, nel senso che noi siamo
in Italia c'è stato un cambio, è in corso un cambio di paradigma molto profondo. Noi siamo noi dico quelli che escono dalla scuola italiana o che uscivano fino a non molti anni fa dalla scuola italiana, noi abbiamo respirato storicismo fin dai primi anni. Siamo abituati naturalmente a pensare in termini di prima e dopo. Abbiamo nel nostro DNA è che si ragiona in maniera cronologica, che tendiamo sempre ad avere punti di le date come punti di riferimento. Insomma, abbiamo ci siamo nutriti di una visione di questo tipo, in cui i fenomeni si collocano nel tempo in maniera ordinata. La scuola italiana questo ancora seguita a dare, perché è ancora legata tutto sommato alla vecchia impostazione gentiliana e non ne siamo usciti. Ma il paradigma è cambiato. Il paradigma è cambiato. In altri paesi è molto più questo cambiamento crea meno problemi che da noi, appunto perché noi abbiamo questa abitudine, fa parte della nostra pelle, ma i giovani, non so voi, ma i giovani, forse quelli più giovani di voi, ormai non sono più abituati a ragionare in termini di prima e dopo, perché se lo strumento di comunicazione e anche di apprendimento principale è la rete, non esiste il prima, no. e il dopo, sono fenomeni cognitivi completamente diversi, tant'è vero che assistiamo a una crisi del libro. È molto interessante il mio corso di laurea, perché scopro che le matricole che arrivano all'università in realtà da un po' di tempo è proprio la nozione stessa di libro che hanno perduta, a livelli molto elementari. Non si sa più cos'è un indice, non si sa più come proprio si maneggia questo oggetto, perché è un oggetto che è uscito dalla loro esperienza. Hanno fatto un intero ciclo di studi fino a poco tempo fa, non molto tempo fa, basandosi su fotocopie, senza mai avere il contatto diretto con libri. Dopodiché, basandosi invece su Wikipedia e cose di questo tipo, è proprio l'oggetto libro è diventato non dico obsoleto, ma insomma un oggetto con il quale hanno difficoltà. Non hanno confidenza. Certo. Una cosa tipica che si riscontra agli esami è magari uno consiglia in programma la lettura a scelta di un libro e ne indica tre o quattro. Poi vengono all'esame, credo che questo sia abbastanza comune, e gli chiedi lei cosa mi vuole parlare, loro dicono del libro tale e tale. Allora io chiedo: bene, chi l'ha scritto? Vi assicuro che sono tantissimi quelli che non sanno il nome dell'autore del libro, perché l'idea che il nome dell'autore sia un elemento significativo e importante per la comprensione del libro non passa più. Quindi a questi livelli non c'è più familiarità con questo oggetto. Quindi insomma siamo all'interno di un mutamento di paradigma che ci coinvolge tutti e che dobbiamo in parte adattarci, in parte contrastarlo, ma senza farci poi troppe illusioni. Queste svolte culturali nel corso della storia sono avvenute tante volte e noi siamo dentro una di queste svolte e non sappiamo ancora dove porterà la strada che ha svoltato. E la perdita del principio di autorialità è grave,
Cioè il contenuto è l'unica cosa che conta, quello che viene detto, chiunque l'abbia detto va bene, non ha importanza. Cioè, Boccaccio si rivolterebbe nella tomba, Così. Lui che per primo ha affermato, bene, queste cose sono mie di Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio un tempo fa un esame. Avanti. Ma non in questo corso di laurea un po' disgraziato, in quelli seri uno studente si parlava di Boccaccio e sapevo un sacco di cose, cioè parlava delle novelle, poi mi è venuto un dubbio, allora quasi scherzando gli ho chiesto ma in che secolo è vissuto Boccaccio? Non ha avuto dubbi, nel 1500, cioè questa è stata la risposta, non ha avuto dubbi, ha risposto prontamente, nel 500 è vissuto. E tu sei caduto dalla sedia? Però no. All'interno del Decameron si muoveva bene, che fosse del 300 o del 500, come dire, era una di quelle cose che non influivano sulla sua lettura del libro. Però spostare di due secoli un'opera vuol dire capire, gli saltano alcuni relè, insomma, non può capirla bene e davvero. Mi sa che andiamo verso un periodo in cui sarà generalizzato Boccaccio nel 500. Senti, allora, in un tavolo hai questa cosa che uscirà, che è già iniziato a uscire, uscirà per la Mondadori, ma siamo ancora nell'ambito, tra virgolette, della critica letteraria, anche se con sapienza e capacità divulgativa. E da narratore cosa stai preparando? Hai già messo mano a qualcosa d'altro? Da narratore mi sto difendendo finché posso dalle richieste dell'editore, che uno dei problemi è che se un libro va bene, questo ultimo è andato complessivamente bene, a questo punto ti assillano con la richiesta di uno immediatamente successivo, usciamo l'anno prossimo. Non so, uno prova a spiegare che insomma non è proprio così semplice mettere insieme un romanzo, ma è un discorso che stenta a passare. Allora io cerco un po' di fregarli. Facendo cosa? Dicendo, ma adesso sì, io un romanzo ce l'ho in mente, ma ancora presto, ho un'idea ma che stenta ancora a prendere forma, però nel frattempo ho fatto quest'altra cosa, che è vero, ho fatto un libro che è di critica letteraria. Racconta. È una roba che... in cui parlo, poi ve lo racconto. E allora dice, io ho fatto questa cosa qui, in questo modo, promettendo che tu pensi seriamente al romanzo, che è l'unica cosa che gli interessi, però ho ottenuto che pubblichi il libro di storia, il libro di critica letteraria. E quindi, si chiama strategia della pubblicazione. No, vai. Si tratta di difendersi un po'. Che è un libro, sì, secondo me leggibile, ma insomma per un pubblico un pochino più di addetti ai lavori, non è come la guida di Dante che l'ho pensata per il coreano, ed è un libro questo che in cui mi sfogo dopo tanti anni, quindi è anche un libro polemico, se volete. Come studioso di Dante e in genere della poesia medievale, io francamente non sopporto più la tendenza che invece di diminuire cresce a iperinterpretare i testi del Medioevo. Gli si fanno dire a Dante in modo particolare cose assolutamente incredibili, ma soprattutto quello che io riesco a non,
che tollero a fatica, anzi che non tollero, è questa, come dire, questa catena di ipotesi su ipotesi, di simboli che nascono da altri simboli, di allegorie che si alimentano su loro stesse, cioè questa iperinterpretazione che grava sui testi, e che è un portato dell'idea, che io ritengo profondamente sbagliata, uno, che la letteratura dialoghi soprattutto con altra letteratura, che è un'idea che ci portiamo dietro da molto tempo, mentre io sono convinto che la letteratura dialoga in primo luogo con la vita e poi con altra letteratura. Mm-mm. E due, che questa letteratura che dialoga con altra letteratura ha come suo luogo privilegiato, per l'appunto, la letteratura medievale, siccome è una lettura fortemente codificata, stereotipata, molto molto ripetitiva, e in cui è difficile cogliere l'aggancio con la realtà extraletteraria, e questo processo di iperinterpretazione è favorito da questi aspetti formali della letteratura medievale. E questo libro che uscirà, io appunto, è polemico in questo senso, voglio fare vedere come dietro le poesie di Dante, dietro le poesie di Cino da Pistoia, dietro le poesie di Francesco Petrarca ci sia un solido strato biografico e autobiografico, che anche quello che ci sembra astratto in realtà è slegato, in realtà ha dei forti legami con la vita dell'autore, e in ogni caso con i costumi, le consuetudini e le vicende dell'epoca. Ho dovuto cedere con l'editore e cambiare il titolo, perché certo, io l'avevo intitolato Lectio Facilior. Lectio Facilior era polemico, non nel senso che dicevo, prima di lanciarsi nelle ipotesi interpretative complicate, guardiamo cosa c'è di semplice dentro questi testi. Lectio Facilior, però, mi rendo conto che è un titolo che scoraggia, e quindi ho ceduto su Lectio Facilior. E hai ceduto, e che cosa è uscito? Ce lo puoi dare in anteprima? No, non è ancora. Hai solo ceduto. Ho solo ceduto, promesso che si cambia. Ma sui titoli in realtà io cedo sempre, gli editori così, hanno loro il monopolio dei titoli, quindi bisogna, è raro che accettino proprio un tuo titolo, succede se, no, questo come Donna innamorata, il titolo è mio, è un titolo che riprende un verso di Dante, ma non è per quello che l'hanno accettato, perché c'è la parola innamorata e gli editori sono convinti, purtroppo ha ragione, e questo è il triste, che se in un titolo c'è la parola amore, il libro vende di più. Quindi non muove solo l'amore, che muove solo le altre stelle, ma muove anche un po' il mercato editoriale. Questo lo sappiamo. La parola amore ha questo effetto di, adesso non so da che cosa dipenda, deve essere collegato anche al fatto, non vorrei offendere nessuno, che i lettori di narrativa in Italia sono soprattutto lettrici, che probabilmente sono più sensibili, non lo so, alla parola. Mi pare che forse anche un tale Boccaccio avesse privilegiato il pubblico delle lettrici, perché sono quelle che leggono di più, non hanno affari pubblici, non hanno la guerra, non hanno i commerci, cosa fanno? Leggono. Sono quelle che, sì, è vero, il pubblico femminile è maggioritario, per quanto molto maggioritario di parecchio nella
per quanto riguarda... Beh, io direi che le donne narrativa. Hanno anche più dimestichezza da quando nascono con la parola, no? Noi sappiamo perfettamente che le bambine di 2 anni parlano correntemente e i bambini a 2 anni col dito a malapena riescono... No, sto solo giocando, 2 figli maschi, quindi... no, io mi sono chiesta a 2 anni, stupefatta, dicevo, ma sono dementi, invece no, poi... Allora, visto che ci sei arrivato tu un po', sei inciampato sul tuo libro, parliamo però adesso un attimo di Come donna innamorata. Beh, Come donna innamorata, in realtà il protagonista non è una donna. Il protagonista ovviamente è Dante. Un Dante che ha caratteristiche affatto particolari. È un Dante molto, non terragno, molto terreno, molto fiorentino, molto legato al suo quotidiano, con umori che Marco prende dal dato storico, a cui aggiunge qualcosa di suo. Ci puoi dire, quando hai dato vita a questo Dante, com'è che lo hai pensato? Lo vuoi raccontare ai presenti? Che Dante è davvero? Ma come nasce questo Dante? Questo Dante nasce dai miei studi. Certo. Io ho scritto una biografia di Dante, una vita di Dante, praticamente che non era, è uscito con un titolo un po' così, Dante il romanzo della sua vita, ma non era una biografia romanzata di Dante. E in questa biografia ci sono un po' tutti gli elementi, anche caratteriali, di Dante che poi si ritrovano nel romanzo. Gli elementi caratteriali ed elementi anche relativi a certe caratteristiche, per esempio la malattia o le malattie di Dante, io ne parlo qui, parlo di forme di epilessia nel romanzo, ma erano già tutte nella biografia. Io qui nel romanzo azzardo anche un'interpretazione relativa alla figura di Matilda, sostenendo che Matilda, no, fa eccezione, forse è l'unico personaggio della commedia che non ha alle spalle o un personaggio storico o un personaggio attestato nel mito e nella letteratura. Cioè è forse l'unico personaggio di invenzione di Dante. E io faccio l'ipotesi che dietro Matilda ci sia una sorta di procedimento figurale, una donna di Guido Cavalcanti. Questa ipotesi, che io nel romanzo non faccio l'ipotesi, la racconto così, ovviamente perché è un romanzo, ma come ipotesi l'avevo messa non forse nella biografia, ma sicuramente in un altro libro che si intitolava L'io e il mondo, in cui c'erano molte cose che poi sono confluite nella biografia. La cosa interessante da notare è che dà ragione all'insistenza con la quale il mio editore vuole un romanzo, è questa, è che rientra nel discorso che facevamo prima anche sui nostri sulla scarso appeal che hanno i nostri studi, è che se tu lo scrivi in una biografia che pure ha avuto successo, in realtà la cosa passa se non inosservata, sicuramente molto meno osservata che se tu lo scrivi in un romanzo. E fa anche un po' rabbia questo, ma le domande fisse che mi vengono fatte nella presentazione, quando presento, ho presentato questo libro, per esempio, non manca mai la domanda: ma lei è convinto che Dante sia stato epilettico?
su quale base, eccetera, e tutti si puntano su questa storia dell'epilessia, che io rispondo sì, sono convinto che fosse epilettico, su quale base racconto, cioè, ma questo racconto che io faccio in realtà l'avevo già fatto, era per iscritto, ma è così, diciamo che non, se tu scrivi anche non dico un testo di critica letteraria, ma una biografia, che è altra cosa, non riesci lo stesso a passare. L'informazione non, se l'informazione la veicoli dentro un romanzo o attraverso un romanzo, arriva. Certo. E questo, come dire, ci deve indurre un po' a meditare. No, non che dobbiamo scrivere romanzi, intendiamoci, ma insomma a tenere conto del fatto che il nostro raggio d'azione come storici è limitato, senza dubbio è limitato. Dovrebbe esserla, ci auguriamo che sia. Io penso che sia. Sì, sono due cose diverse che non bisogna confondere fra di loro. A me capita ogni tanto, di confondere, specialmente quando parlo in pubblico di Dante, avendo un Dante oggetto di studi e un Dante personaggio inventato da me, ogni tanto mentre parlo mi chiedo, ma quello che sto dicendo è quello che ho inventato io o è il Dante reale? Ma a parte questo, sono due operazioni molto diverse, che devono restare diverse. Io cerco però di collegarle in qualche modo, e cerco di collegarle perché, ma qui ognuno, ha idee sue e sue pratiche, ma per me la narrativa, mi rendo conto, è un po' una specie di prolungamento del lavoro di studioso, di analista dei testi e di studioso degli autori. Mi è capitato con Dante, ma in passato avevo fatto anche con Petrarca un'operazione simile. A un certo punto anche Petrarca era diventato un personaggio di opere mie, di narrativa. E perché? Credo che al fondo ci sia, se vuole, una specie di insoddisfazione mia rispetto ai limiti della critica letteraria. Uno può essere audace e inventivo finché vuole facendo il critico letterario, ma ci sono pur sempre dei protocolli, delle esigenze di verificabilità, di coerenza interna del discorso, che non ti consentono di andare oltre certi limiti, no? Invece un lavoro di invenzione che lavora con la fantasia ti consente di rompere queste barriere. Io, come da ormai da alcuni anni, la cosa che mi interessa di più non è né la biografia degli autori né l'opera in senso stretto. Mi interessa di più quella zona difficilissima da definire, ancor più difficile da penetrare, quel quid imprendibile in cui la biografia non è più biografia e l'opera non c'è ancora. Una volta si sarebbe detto la zona dove germinano le ispirazioni, dove germinano le idee che si traducono in opera, ed è una zona dentro la quale non si penetra con gli strumenti della critica. Oppure, se ci penetri con gli strumenti della critica, in realtà fai un'opera di fantasia pseudocritica, insomma.
E invece, con un'opera dichiaratamente di invenzione, tu puoi permetterti di andare oltre. Non dici al lettore: ti rivelo, ti do una verità, come grosso modo dici quando fai opera, un'opera di critico. Però in questo modo io credo si possono suggerire, dare delle sensazioni, suggerire delle ipotesi che si riverberano poi anche sulla lettura dell'opera dell'autore di cui stai parlando. Insomma, in questo caso appunto la narrativa è andare oltre per me, quindi il collegamento effettivamente c'è. Come no? No, anche noi. Il canone che è venuto meno. Okay. Io intanto la ringrazio. Lei ha colto uno dei motivi, più che diminuire, diciamo buttare giù il monumento da cavallo, ecco questo è, ma non solo nel romanzo ma anche nei miei scritti danteschi, non romanzeschi. Non perché sia per il puro gusto di buttare giù il monumento, perché sono convinto che aiuti molto a capire gli scritti, l'opera di Dante, fare questo. Una delle, secondo me, una delle più importanti acquisizioni che ha cambiato il modo di leggere l'intera commedia di Dante è quando, da non molti anni a questa parte, abbiamo capito che non è un blocco unico la commedia, che non è uscito dalla fornace bello, è l'impressione che la genialità di Dante lascia nel lettore che si tratti di un blocco unico, ma che è un testo che si fa giorno per giorno e all'interno del quale Dante cambia continuamente idea e si contraddice. Per esempio, abbiamo capito che l'Inferno è scritto con una prospettiva politica di uno che vuole passare per Guelfo, perché vuole rientrare a Firenze. Il Purgatorio è scritto con la prospettiva di uno che invece si professa apertamente ghibellino, perché non può più rientrare a Firenze. Non solo, ma una cosa molto importante, perché aiuta a capire poi tutto quanto Dante, è che quel capolavoro assoluto che è l'Inferno ha anche degli aspetti strumentali. Cioè Dante, uno dei motivi per cui Dante scrive l'Inferno è che vuole convincere i fiorentini del fatto che lui è uno di loro, che lui la pensa ancora come loro, che lui ce l'ha con i ghibellini, che prende le distanze dai ghibellini con i quali aveva combattuto, insieme ai quali fino a pochi mesi prima proprio contro Firenze. Cioè c'è questo aspetto, ed è un Dante che mente oltretutto, perché in realtà non aveva affatto cambiato idea,
ma strumentalmente per avere un'amnistia personale si presenta così. Cioè un capolavoro come l'Inferno ha anche questo dentro. Cioè, ci sono queste scorie umane che se noi riusciamo a coglierle, la ricchezza del testo dantesco viene molto ma molto potenziata. Quindi il mio tentativo era proprio questo. Rispondo all'ultima domanda: quanto tempo? Ma senta, io a scrivere questo poco tempo, ci ho messo un anno circa, non tantissimo tempo, però era una vita che mi occupo, certo, di Dante. Io il mio primo lavoro a stampa è uscito nel 1969, ero studente, facevo il secondo anno d'università, e si intitolava Presenze di Dante comico nel canzoniere del Petrarca, cioè Dante in Petrarca. Poi ho proseguito per anni studiando Petrarca, ma nella profonda convinzione che non si può studiare Petrarca se contemporaneamente non si studia Dante, per anni ho anche studiato Dante senza pubblicare, ma continuando a studiare Dante, per cui è, diciamo, mezzo secolo. Posso intervenire, poi passo la domanda. Rispondo alla domanda che ha fatto il ragazzo. Mi dice il suo cognome, così? Ok. Sulla confine possibile, probabile, evitabile, necessario, quant'altro, fra scrittore e critico. Non rispondo direttamente alla domanda, la invito ad andare a leggere alcune cose. E le cose che ho in mente si chiamano Malderstam, che legge Dante, Foscolo, che scrive i capitoli di storia della letteratura. Chi ha il talento per la scrittura o per la poesia, la scrittura narrativa o poesia, ha una capacità di leggere l'opera letteraria infinitamente superiore a quella del critico, diciamo, di medio. Per carità, è vero, ha perfettamente ragione il professor Sant'Agata dicendo che i canoni di scrittura sono diversi. Quando Foscolo scrive i capitoli di storia della letteratura, scrive in modo diverso, adottando un canone ovviamente diverso, un immaginario diverso rispetto a quando scrive Frammenti delle Grazie, L'Ortis o quant'altro. Su questo non v'è dubbio, i campi sono distinti. Ma quello che per me è prezioso da matti è leggere i capitoli che Foscolo scrive come scrivere leggere come scrive su Dante, oppure chi aveva un eccellente talento di scrittore, per esempio Francesco De Santis, era un eccellente scrittore. Vai a leggere la sua storia della letteratura, certamente adesso, a ben più di un secolo di distanza, ha delle pagine che sono più travolgenti e affascinanti di molti capitoli, pagine di storia della letteratura scritta di recente. Quindi voglio dire, prestiamo sempre attenzione all'autore. Infatti è stato fulminante e magnifico quando lui ha detto: ma dice, questo ha letto il libro ma non sapeva chi era l'autore. È importante proprio perché capisci quale faro accende su quell'opera letteraria, e sono letture straordinarie e preziose. Per me il libretto di Josip Malderstam su Dante è stata una lettura fra le più coinvolgenti, che hanno maggiormente lasciato il segno, ben più di atti di convegni e pagine. Naturalmente non sto parlando di studi di Sant'Agata, che sono un'altra storia, ma insomma voi sapete, la bibliografia su Dante è sterminata, e quindi direi leggiamoli. Io, se posso, distinguerei più nettamente fra scrittore e narratore. Sì. Narratore intendevo, perché hai usato il termine scrittore. Perché, allora, ok, è diverso. Scrittore, okay. Tutti quelli che fanno il nostro mestiere dovrebbero essere scrittori. Purtroppo non lo sono, no. Tutti. Ma sarebbe doveroso essere scrittori,
più o meno bravi, ma rientrare dentro la categoria. Narratori no, narratori è un'altra cosa. Purtroppo la narrativa italiana tende più verso il ramo scrittori che verso il ramo narratori, cioè una delle parlavamo di DNA prima, ecco, diciamo che nel DNA dei narratori italiani non c'è una grande capacità di abbandonarsi al flusso narrativo, ma c'è molto spesso una ostentata ricerca della linguistica, dell'espressione, che pone quasi sempre il narratore in primo piano. Io credo che la grande narrativa sia effettivamente invece quella che nasconde, in cui la scrittura è trasparente, in cui uno non si deve fermare sulla, sulla scrittura. Diciamo che questa è d'accordo. Noi italiani siamo un popolo di poeti e la nostra non ricca tradizione narrativa risente molto del predominio della poesia, che ha portato a far sì che anche in ambito narrativo la ricerca espressiva prenda un po' il sopravvento su quello che invece dovrebbe essere l'anima vera del narratore, che si cala tutta dentro la storia e dentro i personaggi. A riprova si potrebbe sostenere che alcuni dei più grandi narratori nostri non erano dei grandi scrittori. Italo Svevo non era un grande scrittore e secondo me, parlo dei grandi, anche Elsa Morante, se la giudichiamo sul piano della scrittura, non è una grande, ma è una grande, ma è una grande, ma è invece una grande narratrice. E ne abbiamo pochissimi, abbiamo dei casi del tutto particolari, non esportabili, puramente italiani, di geni come Gadda, che è un genio però italiano, che è proprio incomprensibile al di fuori del tessuto e della tradizione culturale italiana, ma è un fenomeno nostro. C'era qui davanti altre domande, se no faccio io una domanda. Anzi, però, che ore sono adesso? Perché non vorrei... Sono le... Meno un quarto. C'è il tempo 5 ancora. Meno un quarto. Sei. Sei meno un quarto. Certo, sei meno un quarto. Allora, restando sempre su come donna innamorata, un filo rosso, un tema, chiamatelo come volete, uno scontro-incontro è quello con Cavalcanti. Anche questo, come nasce? Beh, nasce da decenni di studi su Dante e su Cavalcanti, ma i due personaggi non sono più Guido Cavalcanti e Dante Alighieri autori letterari, ma diventano, come in ogni romanzo che si rispetti, due personaggi autonomi che camminano con le loro gambe indipendentemente da ciò che sono stati nella storia. E c'è, permane però nel loro rapporto quell'amore e odio che noi abbiamo imparato a leggere sui libri di scuola. Sì. Com'è questo rapporto fra i due? Nel romanzo. Stiamo sul romanzo. Nel romanzo è una storia di amicizia, quindi sostanzialmente quella che io metto, storia di un'amicizia, fra amici rivali, entrambi convinti di essere uno più bravo dell'altro. Certo. Ma ciò nonostante, amici. Poi nel corso della vita, diciamo, la rivalità ha il sopravvento, almeno sembra avere il sopravvento sull'amicizia,
e almeno da parte di Dante sembra quasi tramutarsi in odio e avversione nei confronti di Guido, ma alla fine si recupera la dimensione amicale quando nella seconda parte del mio romanzo c'è un Dante sconfitto, Enrico VII è morto, ogni sua speranza è caduta, è isolato in un posto semiselvaggio che è la Lunigiana, scrive gli ultimi canti del Purgatorio e lì ritorna con la memoria a Guido, e come se un senso di colpa l'avesse sempre accompagnato dopo la morte di Guido, e alla fine si pacifica con la memoria di Guido. Tutto questo è un'invenzione mia. Mm-mm. Tranne che cosa non è invenzione? E poi si scopre che di mia invenzione ce ne resta poca. Non è mia invenzione il rapporto stretto di amicizia fra i due, testimoniato da Dante. Guido Cavalcanti era il primo dei suoi amici. Non è mia invenzione la rivalità fra i due. Dante doveva essere una persona piuttosto complicata da trattare, che dedica a Guido Cavalcanti la Vita Nova. E nel libro che dedica Guido Cavalcanti, in maniera non esplicita ma facilmente leggibile, sostanzialmente afferma: la tua poesia, la poesia di Guido, è stato ciò che ha preannunciato la mia. Cioè, che è un modo strano di dedicare un libro, e in effetti probabilmente Guido Cavalcanti se l'è presa, ma non so se lì c'è stata l'interruzione della loro amicizia per motivi letterari. Senz'altro invece c'è stata per motivi politici, oggettivi. Guido, Dante ha votato per mandare in esilio Dante, che, come dire, che da quell'esilio non è più tornato, o comunque ci è morto, sì o no, tornato per qualche giorno a Firenze. Da qui il senso di colpa su cui io insisto nel romanzo. La pacificazione finale è un'invenzione mia, sì, nella memoria, però basata su dei dati di fatto. Gli ultimi canti del Purgatorio sono intrisi di cavalcantismi, dell'eco dei ricordi della poesia di Guido Cavalcanti. Gli ultimi canti sono dedicati al paradiso terrestre, e la stessa figura di Matelda, come dicevo prima, è una figura che ha molti tratti cavalcantiani. Io ho scelto come titolo Come donna innamorata perché è un verso di Dante riferito a Matelda, cantava come donna innamorata, ma è un verso, prima che di Dante, di Cavalcanti stesso, che Dante riprende dal suo amico Guido Cavalcanti, quindi che collega le due figure. Quindi, come dire, invenzioni sì, ma sempre stimolate da qualcosa, da dati che sono di varia natura, biografici o letterari, che a disposizione di chi inventa. Nel finale del romanzo c'è una sorta di identificazione con Giovanni Battista di Guido Cavalcanti. Sto forse affermando, si era chiesto, che Guido è stato il mio Battista, non offende la sua memoria. Certo, si era risposto, affermo ciò, ma Guido non si offenderà, Guido è in paradiso, da lassù vede la verità e ne gioisce, e la verità è che lui è stato il mio Battista. Questo perché? È il mio Dante, che è il mio Dante che non molla mai. Sì, 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 certo, stavo leggendo, ma si è capito dal romanzo, sì. Ovviamente. Perché Battista? Che non molla, nel senso che nella Vita Nuova Dante racconta che un giorno in luogo pubblico si sono presentate due donne, una prima dell'altra. Quella che si è presentata per prima era Primavera, subito dopo è arrivata
Beatrice. E nella prosa, questo lo dice in poesia, e nella prosa spiega che questa primavera in realtà si chiamava Giovanna ed era la donna amata dal suo amico Guido Cavalcanti, e dice che si chiamava Giovanna perché il nome Giovanna viene da Giovanni al maschile, che era colui che aveva preceduto la vera luce, eccetera, cioè Giovanni il Battista. E quindi Giovanna Primavera ha preceduto Beatrice, come il Battista aveva preceduto il Messia. Quindi il poeta di Giovanna, Guido Cavalcanti, era stato il Battista del poeta di Beatrice, Dante Alighieri. Questo c'è nella, questo naturalmente c'è nella Vita Nova. Il mio, e questo probabilmente è stato anche uno dei motivi per cui la Vita Nuova non deve essere piaciuta tanto a Guido Cavalcanti, ma il mio personaggio, che appunto alla fine si rappacifica con Guido, che riprende i suoi versi, che ne fa però resta sempre, come dire, il Dante così come lo vedo io. Cioè nelle ultime righe dice: sto forse ribadendo che lui è stato il mio Battista? Dice, sì, dice, e aggiunge: ed è vero, è stato il mio Battista, e lui non si può offendere perché, essendo in paradiso, sa benissimo che questa è la verità. Cioè Dante non mollava mai. Fino a, almeno così lo vedo io, uno che quando si trattava di della sua poesia non mollava mai. Questo era assolutamente convinto di essere un genio. Il sospetto di non esserlo non gli è mai venuto. Questo è. Stamattina Balzano raccontava un episodio carino, e questo risponde alla signora che è intervenuta prima. È entrato in un asilo, presentato come uno scrittore, una bambina di 3 anni e mezzo si è alzata e ha detto: ma come sei uno scrittore? Non sei morto? Allora, per i bambini, gli scrittori, e per molti, gli scrittori sono morti, sono autori morti, è la voce della verità. Ecco, la signora ha detto: ho sfogliato le pagine del romanzo di Sant'Agata e ho visto come un abbassamento, traduco in maniera brutale, di livello della figura di Dante. Beh, ma cari signori, Dante Alighieri era assolutamente umano come lo siamo noi, e da dove sarebbero nati quei personaggi straordinari, quel forte sentire, quelle rabbie, quegli odi, quegli amori che sono nella commedia, se non fosse stato a un livello? Non è mica un baccalà imbalsamato, cioè è stato un uomo, profondamente uomo. E devo dire che qua c'è una restituzione, grazie anche all'invenzione di alcuni passaggi. Naturalmente un romanzo è anche opera di invenzione. C'è una restituzione di una umanità di Dante che, secondo me, permette di avvicinarlo e di comprenderlo di più. Bene, sì, sì. Io ho cercato anche, è anche un Dante un po' familiare il mio, che ha una famiglia. Certo. Perché se ci fate caso, quando si pensa a Dante Alighieri, si pensa sempre al solitario. Il solitario sdegnoso, sdegnato, ma mica vero, lui era sposato, aveva quattro figli. Pare che i rapporti familiari fossero buoni, insomma, perché poi forse non eccitanti con Gemma, ma insomma un po'.
Io c'è un'unica scena d'amore esatto, ed è con la moglie. Quando... Ma poi Dante muore, i figli sono i primi studiosi del padre, sia Jacopo che Pietro. La figlia Antonia, la morte del padre, diventa, si fa monaca e prende il nome di Suor Beatrice. Beatrice. Cioè ci sono tutta una serie di indizi che ci dicono che era un rapporto familiare che ha retto anche a tutte le vicissitudini dell'esilio. Non è vero che Dante andasse in esilio da solo, quando potevano, non sempre, ma quando potevano la famiglia si riuniva. Beh, vedi a Verona. Si riuniva. Certo. Quindi, insomma, restituire un contesto reale, una cosa che mi viene, perché a un certo punto c'è, io metto in scena Dante che scrive una poesia sul tavolo di cucina con Gemma, la matrigna, l'apa lì che vogliono preparare la cena e sono irritate da questo che scrive sul tavolo da cucina. Magari non è mai successo, ma dove altro Dante poteva scrivere se non sul tavolo di cucina? Mica c'erano altri tavoli in casa di un Dante Alighieri, era una famiglia che non aveva le disponibilità finanziarie per permettersi altro, quindi Dante scriveva sul tavolo che doveva essere l'unico tavolo in tutta la casa degli Alighieri. Poi, siccome era un personaggio un po' strano, lui nella vita nuova non fa altro che di ripetere che si ritira in una sua cameretta, si ritira in una sua cameretta a piangere oppure a gioire, ma lui non ha mai posseduto una sua cameretta. Cioè nel Medioevo chi aveva ad avere la disponibilità di una camera privata tutta per sé erano solo famiglie estremamente ricche. Un Guido Cavalcanti poteva avere una sua camera, ma nella casa di Dante Alighieri, che era anche piccoletta e dove abitavano in tanti, sicuramente non c'era una camera a disposizione di Dante. Probabilmente dormivano tutti nello stesso letto. Nel Medioevo era normale, persino gli ospiti dormivano nello stesso letto con i padroni di casa, non c'era, la promiscuità era la regola allora. Ma perché Dante allora dice che c'aveva questa cameretta, si ritira nella cameretta? Perché lui fin da giovane voleva presentarsi, come dire, autonobilitare sé e la sua famiglia, presentarsi come appartenente a un ceto diverso dal suo. È un po' quello che ha cercato di fare per tutta la vita. Quindi nel leggere La Vita Nuova, dice La Vita Nuova, questo romanzo così rarefatto, eccetera, andiamo a vedere in realtà, si scopre che è pieno di particolari assolutamente realistici che ci dicono molto del suo autore, dell'ambiente in cui La Vita Nuova è scritta. Allora, ci sono altre domande che desiderate fare al professore? Presenza preziosa e spero ripetibile, ma insomma approfittatene. Se non c'è altro, io direi di fare un grande applauso a Marco Sant'Agata. Grazie. Che da docente di lunga data e di grande possa ci ha illuminato anche su molti aspetti interessanti. Ah, solo una domanda, è solo triennale il corso di laurea in informatica umanistica? No, c'è anche la magistrale. Ecco, se qualcuno pensasse di fare un salto in Toscana e farsi un paio d'anni in Toscana, c'è il corso anche magistrale, pubblicità. Signori, alla prossima. Martedì, ci vediamo il 4 con Maiorino. Domani mattina vi aspetto. Baci. Ah, aspetto anche le signore che non 9:30 aula magna. Dante a teatro è uno sballo, giuro.
quali...